Un caro saluto a tutti e ben ritrovati in questo nuovo episodio. Oggi vorrei condividere con voi una riflessione su un argomento che ho già ampiamente trattato, ma che non mi stancherò mai di ripetere per la sua fondamentale e primaria importanza, a mio avviso. Mi piace prendere spunto da questo bel libricino di Anthony De Mello, che vi consiglio caldamente di leggere e che si intitola Messaggio per un'aquila che si crede un pollo. L'argomento di oggi, che sintetizzerò con una breve lettura finale di un capitolo tratto dal libro, è fondamentalmente questo. Noi crediamo di essere svegli solo per il fatto che al mattino ci alziamo, apriamo gli occhi, ci muoviamo e ci dedichiamo alle nostre attività e ai nostri impegni. Ma la dura e triste constatazione, a mio avviso, è che in realtà dormiamo, a volte anche profondamente. Cioè, non siamo sempre desti, vigili, attenti e consapevoli. Sì, perché mentre in alcuni momenti o per brevi tratti della giornata siamo presenti ed immersi in ciò che facciamo, per buona parte di altri momenti della giornata cadiamo letteralmente nella meccanicità, nella ripetizione di soliti pensieri ridondanti e così sprechiamo energia inutile, rischiamo di essere distratti, di perderci tante piccole cose o sfumature e rischiamo inoltre di ripetere gli stessi errori in cui ci capita di incorrere. Sì, perché fino a che non torniamo ad essere consapevoli del momento presente, vigili, certe dinamiche, situazioni o errori tendono a ripetersi fino a quando non si capisce la lezione. Come ho già detto altre volte, per le altre specie animali non è un problema essere presenti perché sono già integri, interi, spontanei, naturali. Per l'uomo invece no. Il rischio di cadere nella meccanicità è forte, per cui occorre un retto sforzo per essere integri e centrati, identificati con l'anima, mentre la mente, resta al suo servizio. E questo, per stare bene, avere maggiore equilibrio ed una pace profonda, è il lavoro su di sé, di un'intera vita. Come dico sempre, per questo occorre una certa disciplina ed una messa in pratica costante affinché l'approccio alla verità sia un approccio, esperienziale, esistenziale, non rimanga, solamente teorico. Ora lascio spazio ad un pezzo tratto dal libro e vi ringrazio per l'attenzione. L'unico modo attraverso il quale qualcuno può esservi d'aiuto è mettendo in discussione le vostre idee. Se siete pronti ad ascoltare, siete pronti a essere messi in discussione, qualcosa potete fare, ma nessuno può aiutarvi. Qual è la cosa più importante in assoluto? Si chiama autosservazione. Nessuno può darvi una mano in questo, nessuno può fornirvi un metodo, nessuno può mostrarvi una tecnica. Nel momento in cui si apprende una tecnica, si diventa nuovamente programmati, ma l'autosservazione, cioè il guardare se stessi, è importante. Non significa essere assorti nei propri problemi e essere preoccupati di sé, non è di questo che sto parlando, parlo dell'autosservazione. Significa osservare tutto ciò che è all'interno di noi stessi e intorno a noi fino al punto più estremo e osservarlo come se accadesse a qualcun altro. Significa guardare alle cose come se non si avesse alcun legame con esse. Il motivo per cui soffrite a causa della vostra depressione, delle vostre ansie, è che vi identificate con esse. Dite, sono depresso, ma ciò è falso, voi non siete depressi. Se volete essere precisi, potreste dire, in questo momento sto attraversando una fase di depressione. Non è invece corretto dire, sono depresso, voi non siete la vostra depressione. Non si tratta che di una sorta di inganno della mente, uno strano tipo di illusione. Siete stati indotti a pensare, pur non essendone consci, che siete voi la vostra depressione, che siete voi le vostre ansie, che siete voi la vostra gioia e le emozioni che provate. Sono contento. Di certo non siete contenti. Può darsi che la contentezza sia dentro di voi in questo momento, ma aspettate un po' e le cose cambieranno. Non durerà, non dura mai. Le cose cambiano di continuo, cambiano sempre. Le nubi vanno e vengono. Alcune sono nere, altre bianche, alcune grandi, altre piccole. Se vogliamo seguire l'analogia, voi sareste il cielo, intento a osservare le nubi. Sareste osservatori passivi, distaccati. So che questo atteggiamento può essere per voi assurdo, soprattutto nella cultura occidentale.
Non interferite, non dovete farlo. Non fissate nulla, guardate, osservate. Il problema della gente è che si affanna a fissare cose che non riesce nemmeno a capire. Siamo sempre lì a fissare delle cose, non è vero? Non ci viene mai in mente che le cose non hanno bisogno di essere fissate. Assolutamente. Questa è una grande illuminazione. Le cose devono essere capite. Se le si capissero, cambierebbero. Alla prossima!